Buongiorno a tutti guardiani, io sono Shark, questa è la rubrica dedicata a Destiny 2. Ieri sera ho fatto il video d'impulso seguendo i miei bellissimi appunti per la live di Destiny 2. Se sentite del rumore scusatemi, ma i miei vicini di casa stanno facendo dei lavori al tetto, quindi è da stamattina tipo alle 6 che vanno avanti a martellare e distruggere. Un po' li sto odiando e quindi mi ha dato il tempo di in realtà leggere tutti gli articoli che sono stati fatti dai vari siti come Top Gamer, Nerd Planet, Optima, perfino Blizzard, il sito ufficiale Blizzard. Ve li metto tutti in descrizione, comunque sono degli ottimi articoli e mi sembra giusto citarli visto che sto guardando i loro siti. Ovviamente le immagini di sfondo le sto prendendo da YouTube, sono i vari trailer ufficiali di Destiny, quindi niente di particolare, niente che non abbiate già visto, ma volevo un attimo ricapitolare un secondo, soprattutto per la versione PC, quello che succederà. Versione PC perché è quello che poi io andrò a trattare dall'uscita del gioco, dall'uscita delle beta in poi. In realtà è quello che sto già trattando adesso. PS4 e Xbox hanno già i loro canali ufficiali, quindi non mi sembra né corretto né soprattutto ne posso sapere nulla, considerando che non ci ho mai giocato. Sinceramente non ho mai giocato a una console, quindi non saprei neanche da dove iniziare. Allora, ricapitolando un attimino più nel dettaglio quello che è successo ieri in live, quello che si è capito, quello che non si è detto, quello che è stato è trapelato dopo il live con le interviste, con i gameplay, eccetera, eccetera, è che la versione PC avrà un supporto della risoluzione 4K, prima di tutto. Quindi, chiunque abbia un televisore 4K o una 1080, sto già ridendo come un cretino, ce la godremo decisamente. Avremo il frame rate sbloccato, il supporto, vabbè, è completo mouse e tastiera. Questo perché possiamo anche fare mapping della tastiera e del mouse, quindi è come se fosse un FPS classico. Questo perché abbiamo la possibilità di o meglio Bungie ha dato la possibilità allo sviluppo a una casa esterna lo sviluppo del gioco, quindi non è la Bungie o l'Activision che lo stanno sviluppando, ma è un'altra casa esterna a loro due che sta sviluppando il gioco per PC. Quindi non sarà un porting da console, molto semplicemente nelle console avranno un porting da PC, quindi saranno due giochi uguali ma distinti. Avremo ovviamente le chat di testo, il campo visivo regolabile, la schermata dettagliata per le impostazioni del PC e il 21 noni supportabile ai monitor. Queste sono le prime quattro cavolate che si leggono, diciamo, per i supporti. Più nel dettaglio, nel gioco, ieri si è parlato di nuovi mondi esplorabili. I nuovi mondi esplorabili sono quattro: Titano, Io, Nessus e una zona morta europea. Quindi un ampliamento sicuramente del gioco base c'è stato. Chiaramente, essendo Destiny 2 il secondo capitolo, noi da PC dovremmo un po' informarci su quello che è stato e su quello che è stato giocato in Destiny 1, come sto facendo io in questo caso, per poter poi capire realmente questi nuovi mondi. Il supporto dei clan, questa è una cosa che mi preme particolarmente, considerando che io faccio parte di un clan di Destiny 2, scusate, di The Division, molto grosso, siamo i più, credo in questo momento i più grandi in Italia, e che al 99% tutti i miei ragazzi si trasferiranno su Destiny 2. Quindi in realtà abbiamo già una base di un bel po' di player per la costruzione del clan. Beh, il supporto del clan, avremo la possibilità di regolarlo direttamente dal gioco, quindi roster, strumenti, banner personalizzati, eccetera, eccetera, saranno direttamente in gioco da sistemare. In più avremo
le figure chiamate guide, quindi i player meritevoli che magari sono più forti, più esperti, potranno essere taggati come guide all'interno del clan stesso. Il clan inoltre avrà un sistema di ricompensa per tutti i giocatori del PvP. In pratica il clan aumenterà il suo prestigio in base al PvP giocato dai propri membri. La parte PvP, quindi il crogiolo, avverrà non più in modalità 3v3 come è in questo caso in Destiny, ma in 4v4, questo l'ho detto anche ieri. Ci sarà un nuovo HUD, quindi ci saranno informazioni sugli avversari, eccetera, eccetera. La nuova mappa in modalità Countdown, che l'ho detto ieri, in pratica bisogna piantare, è un place the bomb in pratica. Bisogna piazzare una bomba nella base nemica e poi difenderla fino a che non esplode. Non è un capture the flag come ho detto ieri, quindi mi sono sbagliato ieri. Oggi invece questa è la modalità vera e propria. Ci sono tre nuove super che si sono viste ieri. Il Captain America, che è la super dedicata al titano. Quindi quella con lo scudo davanti che lancia lo scudo e si difende alla Capitan America. Ci sarà l'Arc Strider, che è la super del cacciatore, quello con la lancia di fulmini, che esplodeva tutto in mezzo secondo. E in più ci sarà la Dawnblade, che è in pratica, che poi è quella che diciamo ha fatto più impressione di tutte, la tizia che praticamente diventa di fuoco e lancia spadate di fuoco a destra e a manca. Queste sono le notizie, diciamo, che sono uscite ieri, che sono quelle più importanti. Detto questo, versione per PC. La versione per PC vista ieri e che verrà supportata la community tramite Blizzard, il che rende tutto più bello, perché mamma Blizzard fa sempre le cose fatte bene, a parte per Hero of the Storm, che fa veramente cagare invece quello. Quel gioco è veramente una merda, ma ci tocca giocarlo a noi di Overwatch per prenderci le skin. Detto ciò, come ho detto prima, il team di sviluppo è esterno a Bungie e Activision. In realtà si chiama Vicarious Vision, scusatemi, e sono poi in realtà i produttori di Crash Bandicoot, nonché Jedi Knight, Jedi Academy, Doom 3, molti giochi, molti giochi. Non ci sarà in realtà, come ho detto prima, il porting da console, quindi non è un porting da console, è proprio un gioco a parte, con ovviamente grafica e storia e missioni identiche a quelle della console, ma sarà proprio un gioco sviluppato per PC, quindi con caratteristiche adatte a noi che abbiamo i PC. Che altro dire? Come ho detto prima, non ci sarà su console Steam, ma sarà su console Battle.net, quindi chi non ce l'ha, per favore, se la scarichi, si faccia un account Battle.net, perché il gioco si dovrà prendere direttamente da lì. Quindi il supporto della community e del sistema di digital che verrà usato per il gioco di Destiny 2 sarà Battle.net. Che cosa dà questo in più? Beh, dà un controllo sicuramente maggiore per quanto riguarda la community, che ovviamente Blizzard è la casa madre che ha la community, diciamo, più forte al mondo. Credo sia Blizzard la più forte al mondo in generale tra tutte le case, quindi tra Activision, Ubisoft e le altre. E secondo me Bungie e Activision hanno fatto una grande scelta in questo caso, perché
una buona fetta di giocatori, soprattutto di World of Warcraft, ma anche di Overwatch, che vedranno Destiny 2 apparire nei titoli Battle.net, sicuramente andranno a vedere cos'è e si innamoreranno come mi sono innamorato io. Ovviamente senza smettere di giocare poi agli altri titoli. Diciamo che Blizzard e Activision stanno cercando un po' di unificare le community andando a sfruttare poi quello che è già presente sulla piattaforma di Battle.net. Detto questo, l'unica cosa che ci lascia un pochino perplessi è che la versione PC potrebbe avere un ritardo e quindi non uscire l'8 settembre. Il che ci rende un pochino triste, spero che in realtà poi mantengano l'uscita l'8 settembre anche per noi e quindi l'uscita mondiale. Perché in questo caso, essendo che gli sviluppi del gioco è dato da terze parti e non da Bungie direttamente, potrebbe subire dei ritardi. Detto questo, non ci sono in realtà altre news in questo caso. Parliamo direttamente invece di Blizzard, quindi che cosa in realtà potrà dare Blizzard come supporto e come idee o comunque aiuti a Activision e Bungie? Beh, molto semplicemente questo sarà l'unico gioco per il momento annunciato da Blizzard di terze parti, quindi sarà l'unico gioco ad entrare a tutti gli effetti sotto la sua ala protettrice. Cercheranno ovviamente, integreranno tutti i social di Blizzard, quindi amici, chat, tutto quello che noi abbiamo in questo momento su Battle.net, per cui se io sto giocando a Overwatch posso parlare con uno che sta giocando a Diablo senza alcun problema. Succederà anche qua, quindi chi starà giocando a Destiny 2, magari io sono su Diablo e ho un amico su Destiny 2 che mi dice dai, o vieni va a farti un raid, io potrò leggerlo e cambiare gioco senza dover aprire altri programmi o altre cose, dovrò soltanto uscire e rientrare in Destiny 2. Molto, molto buona come cosa per noi di PC che abbiamo 550 sistemi tra Origin, Uplay, Steam, Battle.net, qualsiasi altre cose che ci danno, gente che invece non viene supportata da niente, quindi bisogna scaricare il gioco direttamente in forma digitale. Ce ne abbiamo di tutto e di più, mentre voi delle console o scaricate o infilate il CD nella vostra bellissima console, noi invece il computer ci dobbiamo un po' sbattere di più. Però vabbè. Non si sa, come ho detto prima, neanche sul sito della Blizzard disponibile la versione PC disponibile. Si sa che verrà distribuita contemporaneamente in tutte le regioni Blizzard, quindi in tutto il mondo. Questo è quello che vogliono fare loro, quindi non ci sarà un'uscita prima in Corea, poi in America, poi in Europa, eccetera, eccetera. Qua verrà distribuito immediatamente a tutti appena sarà disponibile. I server di Destiny 2, che poi è quello che in realtà mi è stato detto sia su Facebook e che ho capito essere il problema principale e per il momento l'unico problema che ho notato che mi è stato riferito è che i server non saranno gestiti da Blizzard, ma saranno gestiti direttamente da Activision e Bungie, e quindi non sarà sfortunatamente Blizzard ad averli in mano. È un peccato perché Blizzard ha i soldi e le competenze sicuramente maggiori, visti i risultati che hanno avuto di Bungie e Activision, però crediamo comunque che Activision è una casa enorme anche quella, Bungie ha già un'esperienza di 3 anni con Destiny, non facciano cazzate, soprattutto per noi del PC che diciamo i server sono forse ancora più fondamentali delle console. Il servizio clienti invece verrà gestito direttamente da Bungie, mentre Blizzard si occuperà direttamente di quello relativo alla piattaforma e al negozio ad essa associato. Quindi,
piattaforma, c'è un problema con Battle.net, c'è un problema con i soldi in gioco, eccetera, eccetera, e Blizzard ad occuparsene, quindi su quello possiamo dormire con tre coperte, un po' come dorme il mio gatto. È scomparso il mio gatto, era qui dietro che dormiva. Se ne occupano direttamente loro senza stare a sbattercene più di tanto. Detto questo, spero di aver fatto un po' di resoconto prendendo le notizie da svariati siti. Ieri sera, ovviamente, tutte queste cose io non le ho dette, quindi non, mi sembrava giusto fare un secondo video dedicato solo ed esclusivamente al PC. Spero di avervi dato tutte le informazioni che possono essere utili a chi dovrà comprare il gioco come me direttamente da Battle.net. Quindi, se l'avete preordinato su Amazon o siti ufficiali, va bene. Se l'avete invece usato, preordinato come me, direttamente le key digital da siti come Kinguin, Instant Gaming, eccetera, eccetera, che vi lascio in descrizione qui sotto per pagare di meno, perché sinceramente io i 60 euro mi pesano anche se faccio due lavori, ma preferisco usarli per la moto. Quindi ho comprato la key a leggermente meno, in realtà non più di tanto. Le key che in questo momento venivano date su Steam, in realtà saranno poi cambiate, non vi preoccupate, per Battle.net, e vi verranno mandate appena prima dell'uscita. Aspettiamo l'annuncio della beta, di quando sarà la beta e soprattutto se ci sarà una beta per PC, perché a questo punto speriamo ci sia una beta per PC visto il ritardo che dovrebbe esserci per in realtà l'uscita del gioco, e ci vediamo al prossimo video con nuove news se ci saranno. Ciao a tutti!